a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sì, sono il compagno di un animaletto che pinchi. Oggi vi farò vedere come realizzare un cannone sparacoiandoli in un modo 100% riciclabile. Ora vi dico che cosa ci serve. Allora, dei post-it oppure dei fogli colorati, li tagliamo con delle forbici e creiamo i nostri coriandoli e li mettiamo in un recipiente, quindi potete prendere una scodellina o qualcosa. Poi un rotolo di carta igienica, dei palloncini, della carta regalo se volete decorare il vostro cannone e della colla per attaccare la carta del regalo. Incominciamo. Prendiamo il nostro rotolo di carta igienica e un palloncino, questo qui. Il palloncino lo prendiamo e lo mettiamo sopra il nostro rotolo, così, vedi? Poi prendete la vostra carta da regalo, la tagliate della misura che vi serve, prendete la colla e la mettete su tutto il rotolo, in modo che la carta da regalo si attacchi. Appoggiate il rotolo sulla carta da regalo e lo girate. Poi per attaccare bene la carta che rimane, prendete un po' di colla sul dito e lo passate sopra per farlo attaccare. Ok. Così, vedi? Ok, ora vi faccio vedere come si creano i coriandoli. Prendete i vostri fogliettini colorati con delle forbici. Allora, prendete un foglio di ogni colore, in questo caso. Foglio di ogni colore. E i miei sono gialli, rosa, azzurri e verdi. E ne mettiamo uno sopra l'altro per tagliarli tutti insieme. Sì. Prendete il vostro recipiente e lo mettete sotto, così coriandoli. Allora facciamo prima tante striscioline. Fate prima tante striscioline con dentro i vari colori. Ecco, tagliate tutte le striscioline, poi le striscioline con dentro tutti i colori le sovrapponete tutte quante così, ne mettete sempre una sopra l'altra. Poi mettete la scodellina sotto e prendete le forbici e tagliate tutti i quadratini. Così ne fate tanti. Poi prendete il vostro cannone. Io in questo caso ne ho fatto anche un altro. Questo qua l'ho fatto per i compleanni. Ho messo la carta da regalo scritto a T-Bird, il buon compleanno. Allora, quindi ora guardiamo se i nostri cannoni funzionano. Mettiamo un po' di coriandoli in un cannone. E un po' di coriandoli. E un po' di coriandoli nell'altro cannone. Mettiamo altro anche di qua, perché di qua sono di meno. E ora i nostri cannoni spariranno? Allora, ora proviamo. Prima col cannone che abbiamo creato ora e poi con l'altro. Allora. Il nostro cannone? 3, 2, 1.
grano con l'altro. E il video oggi finisce qui. Ciao!